tu illudi le persone che sia tutto semplice. No, però ultimamente, se posso fare un appunto, ho introdotto anche i backstage dei miei video. È uguale. Perché vedere che anch'io, insomma, faccio cose che non mi riescono al primo colpo è divertente, secondo me. Allora, ho sfilato i pantaloni in verticale. Si è sfilati i pantaloni in verticale, questo vuol dire che ha messo le mani sotto, i piedi sopra, ed era appunto una verticale, tipo un palo della luce, sì, senza la luce, e si è sfilato i pantaloni in 40 secondi. Però non devo dire che non era il primo tentativo. E quello non ci lo può era stare. Cioè, erano giorni duri, difficili, di quarantena, dove avevo talmente tante cose da fare, mi sono dilettata nel sfilarmi i pantaloni in verticale. Siamo al bar, quindi si può bere, no? Sì. Vuoi qualcosa da bere che siamo al bar? Io gradirei un drink Charlotte che ho scoperto 2 minuti fa essere, insomma, stato creato per me, colui che si sbaglio. Esatto, è stato creato per mio. Te. Ogni... Quindi sono molto fiera di questa cosa e quindi ogni volta che verrò nello studio verrò un paio di drink Charlotte, questo è già il secondo. Però è importante dirlo, è anatomico, quindi se qualcuno certo vuole passare una serata in altro tipo, la tua vita è abbastanza disseminata di soprannomi. Sì. La mamma che si chiama La Strega. Il papà Max o Il Simpatico. È vero. La sorella, la vichinga. Ah, questo qua, vabbè, vai. No, parliamo, non è così. Questo se l'ho mai inventato mia mamma, diciamo che il soprannome che io do a mia sorella è Campi. Va bene, quindi tuo fratello è il genio, non lo dico, sì, però è vero. Però è vero, molto vero. Ma questa perché è incredibile sorpresa, c'è solo una persona al mondo privilegiata peraltro, che si chiama, appunto abbiamo detto, Ludovica. Ok. Solo una persona al mondo può chiamarti Campi. Sì. Campi come il coniglietto. Dillo pure. Ma allora hai studiato veramente? Mamma mia, sono studiato il coniglietto. Cappi è il peluche di un film che si chiama Genitori in trappola. Scusa un secondo, Michele, per piacere. Michele, è forse questo? Bravissimo! Signori? Genitori in trappola. Sì. Andiamo pure avanti, Michele. E ci chiamiamo io e lei Cappi, cioè io ho salvato lei nel suo telefono Cappi, lei ha salvato nel suo telefono Cappi, ci chiamiamo Cappi. Lo fate riconoscere, scusa. Vabbè, perché lei Cappi, tu Cappi. Allora, sul telefono io ho un cuore rosso e lei ha un cuore verde, quindi sul telefono almeno ci si distingue così. Dal vivo bisogna essere bravi a interpretare il timbro vocale. È diverso. Genitori in trappola. Ok. È tratto da un libro, lo sapevi? Ti dicessi di sì, no. Lo sapevo. Che libro è? Non lo so. Ah, è. Michele. Perché alla fine c'è scritto. Michele. Capito? È forse questo? No. Le due Carlotte, signori. Le due Carlotte. Lui è Eric Kastner. Io so che tu sei nata la notte di San Valentino. Giusto? Un po' dopo, che dopo però la mezzanotte, quindi il 15. Sì. Però è bello dire sono nata la notte di San Valentino. Sì, il fidanzato contentissimo, perché io vorrei sempre il doppio regalo. Nota l'utilizzo del vorrei, capito? Sì, che lui mi piacerebbe però sempre avere il regalo di San Valentino e il regalo del compleanno, perché sono due feste separate. Quindi in due giorni, in due giorni consecutivi. Lui te lo fa doppio, quindi? Ti fa un regalo quest'anno doppio. Sì, è il primo anno, quindi vedremo se poi la tradizione continuerà. Carlotta, io so che tu sei andata a Los Angeles. Vero? Per farti fare un tatuaggio. Ho fatto un'altra cosa e ho fatto un tatuaggio, sì. Ok, certo. E cosa hai scritto? Happiness, signori. Happiness, poi vuoi farlo vedere, anche se c'è l'orologio? È qua. È lì. Perché probabilmente penso tipo che uno si
debba ricordare anche tipo, lo fai in un punto in cui lo vedi spesso, diciamo così. Sì, sì, lo vedi, però se non lo vuoi vedere fai anche così. Lo chiudi, beh, però quando è che non vuoi vedere happiness? No, in effetti è vero. Che cos'è happiness? Tante grandi cose, tante piccole cose. La ginnastica, sicuramente. Stare a testa in giù, anche se non si è in palestra, anche in un prato fare una ruota, un sacco di cose. Cioè stare fisicamente a testa in giù, cioè sì, vivere a testa sì, in giù. Sì, sì, no, no, vivere no. Fare una ruota ogni tanto. Ma chi è che non fa la ruota ogni tanto? Ma è normale, ma ci sta, ma assolutamente. Ma io lo faccio spesso. Il mare. È il mare, di e Catania. I tramonti, ma anche ovunque sia sì, il mare. Sì, immagino. Ovunque sia il mare. E i tramonti, mi piacciono. Hai fatto un post di recente in cui, a proposito di mare, sfoggiavi questo nuovo costume. Per esempio, happiness potrebbe anche essere, appunto, la prima volta che vai al mare dopo una stagione di non mare. Bravissimo, esattamente, esattamente. Non voglio neanche leggere il bigliettino. Parallele, trave, corpo libero, volteggio. Molto bravo. Grazie. Queste sono le quattro discipline. La tua preferita è la trave? Sì. Ok. Sì. Però in tutte queste specialità c'è una cosa comune, che è anche molto seria, che è all'inizio è il saluto ai giudici e l'altro è... il saluto in generale, quando si finisce l'esercizio, finale, sì. Sotto finale, soprattutto nella trave, dopo l'uscita, bravissimo, si fa il saluto. Sì. Ora, mi permetto, il saluto è questo. I maschi però lo fanno un po' diverso, posso correggere? E come lo fanno? Prego. Allora, le femmine fanno inizio guarda e fine. Guarda loro. Inizio e fine con due braccia, cioè anche insieme, okay. Anche sorridente, anche se la prestazione diciamo vedete non è già stata come delle migliori, bene. Certo sì, per forza, okay. Anche molto elegante perché sì, la prestazione è terminata, però l'artisticità della ginnastica artistica continua. Invece i maschi si presentano, quindi saluto iniziale con un braccio solo. Uno su, uno giù. Non so se sia a destra o a sinistra, però okay. Non ho mai chiesto, ma non alto, mi sono mai interessata, no. Sì. Cioè molto alto, sì, non... Sì, okay. Sì, così. Con la mano bene in tensione, così, molto bravo. E la fine di solito fanno semplicemente così. E la mano rimane sopra? No, la mano già l'hai tirata giù, hai fatto l'esercizio, sì. Quando hai finito, sì. Mi verrebbe da dire sì. Che sto iniziando la mia performance, occhi puntati su di me, allo stesso modo concludo la mia performance. Comunque bravissima, eh? Cioè anche quando fa così, cioè c'ha una delicatezza meravigliosa. Cosa devono avere le scarpe per essere belle? Le mie scarpe preferite devono essere comode, dopo devono essere belle. È importante come cosa. Sai Carlotta... Perché le scarpe possono essere bellissime, ma se arrivi alla serata dopo 5 minuti fanno male... È un problema. Sì, però io non so perché ho l'impressione che tu menti. Io non credo che se una ragazza vede un bellissimo paio di scarpe nella vetrina di un negozio che adora, che le sognate tutta la vita. No, le compro lo stesso. Però diciamo che se trovi la combo belle ma comode, hai fatto bingo. E quelle sono belle ma comode. E comode. Quelle che hai trovato? Quelle che ho trovato. Col tacco? Col tacco, 10 centimetri. 10 centimetri. 10 centimetri, non l'avrei detto mai. Questa è una delle cose più spettacolari, secondo me, della ginnastica artistica. Cioè il fatto che le ragazze, i ragazzi, abbiano comunque il sorriso. Qualsiasi cosa succeda, il sorriso. Allora, i maschietti sono un po' più seri, però. Ma posso capire. Le femmine, complice anche la musica, il corpo libero, la coreografia, devono sempre essere splendide. Perché il maschio non può avere questa... Il maschio non ha la coreografia, non ha la musica. E cosa cioè fa? Non ha il balletto e non ha la musica, quindi non deve, diciamo, accompagnare l'esercizio. Il maschio fa il salto, poi il salto, poi il salto. Questo non me lo sono seguito. Cioè, scusa. Invece la donna deve fare il salto, poi la coreografia, poi la musica, guardate quanto sono splendida, e poi un altro salto, e poi ancora... Ma scusa, il maschio cosa fa? Cioè, il maschio fa solo le parallele o la No, sto parlando nello specifico del corpo libero.
che è il quadrato dove si fanno i salti. Il la femmina ha una musica di un minuto e mezzo. Il maschio non ha musica? No, il maschio non ce l'ha. Fa a cappella, canta lui? Esatto. Mentre fa i salti. Interessante. Sì. Tu hai scritto 3 libri. Sì. I primi 2 hanno a che fare col volo. Sì. Il primo si chiama... Corretto. Cosa penso mentre volo? Cosa penso mentre volo? Il secondo... Vola con me. Vola con me. Quindi, parlando del concetto del volo, sì, c'è un altro autore che si chiama Sir James Matthew Barrie, mm-hmm, che magari è un nome che non dice mai niente a nessuno, però se io vi dico il suo libro più famoso, secondo me qualcosa vi arriva, che è Peter Pan. Ah. Quindi l'autore di Peter Pan ha scritto questa cosa, dice, questa la leggo, nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo. Wow. Dovete fare pensieri dolci e meravigliosi. Saranno loro a sollevarvi in aria. Ok. Guarda anche che bel sole che è arrivato. Questo l'ha messo la regia. Cioè, prima non c'era, adesso l'hanno spostato, l'hanno messo così. Questa è la golden hour, questa è perfetta per Instagram. Cioè, la no, meravigliosa. Cos'è la golden hour? Cambiamo argomento. Chi se ne frega di Peter Pan? Cambiamo argomento. Cos'è la... La golden hour è l'ora perfetta per scattare. Perché c'è quella luce bassa, che quindi non ti arriva da sopra, che ti crea tutte le ombre, che è sempre bruttissimo da qualsiasi angolazione, ed è un po' calda, quindi ti fa anche abbronzata, bello. Non sarebbe nel tuo caso meglio dire qualcosa tipo, nella vita l'importante non è tanto come si vola, ma come si atterra? Ma come si atterra, hai ragione. E, sai perché abbiamo deciso di fare questo micro chiacchierata, sì, al bar? Uh-huh. Perché nel mio caso il bar da qualche anno mi ha insegnato tante cose sulla vita. Ok. A partire da cosa? Delle bustine di zucchero. E allora queste bustine di zucchero dicono... Take your time. Madonna, come parli bene in inglese? Take your time. Take your time. For your family. For your family. Take your time. For your wellness. Questo lo fai, secondo me. Sì. For your wellness. For your hobby. For your hobby, facciamolo vedere a loro. For your fun. For your fun. For yourself. For your happiness. E for your friends. Sì. Carlotta, mi vuoi aggiungere tu un take your time, una lezione di la tua lezione di vita in bustina? Vabbè, banale detto da me, però per allenarti, io direi. In inglese? To train, to practice. Devi decidere, perché poi lo dobbiamo scrivere. To practice. Che può essere allenarti non solo a livello... ginnico proprio, ma a livello in tutto quello che fai, no? Assolutamente. Metterci, sì, del tuo e provare e riprovare fino a che non ci arrivi. Vuoi dire tutta la frase take your time? Your time to practice. Carlotta Ferlito! Grazie Carlotta! Grazie.